Oggi vi parlerò di cavoli. Siamo nell'orto autunnale, siamo all'inizio di settembre, ma questa storia è iniziata con un mio errore. Se mi seguite su Instagram avrete già capito. Questa è la mia coltivazione di pomodori, è uno dei tanti filari. Stiamo arrivando a fine vita. Ormai quello che dovevano fare l'hanno fatto. Ormai le cimici stanno facendo capolino, nonostante tutti i trattamenti biologici, ma abbiamo avuto un raccolto eccezionale, non ci possiamo lamentare. Cosa è successo? Che a metà agosto ho iniziato ad acquistare i cavoli da trapiantare poi nell'orto. In quell'occasione mi sono accorto che semplicemente non avevo calcolato gli spazi giusti per l'orto autunnale, quindi avevo tutti gli spazi dell'orto, tutte le prode occupate dalle coltivazioni estive. Se si ha un orto di piccole dimensioni, il mio non è proprio piccolo, però ho fatto questo errore, ma a maggior ragione se è piccolo l'orto, c'è questa problematica qui. Allora ho cominciato a riflettere, ho pensato, alla fine ho fatto una prova, un test, e oggi, a distanza di circa 15 giorni dall'inizio di quel test, posso cominciare a tirare le prime somme e vi posso dire qualcosa in più. Vediamo un po' la coltivazione dei cavoli nell'orto piccolo a ridosso delle coltivazioni estive e vi faccio vedere due o tre chicche e del perché ho fatto queste scelte. Ci vediamo dopo la sigla. Vi dicevo, ho riflettuto su questo problema. Allora, cosa ho pensato? Dal momento che i cavoli in consociazione vanno benissimo con i pomodori e che questi pomodori, tempo ancora 2-3 settimane, entro fine settembre li dovrò togliere, ne ho approfittato e li ho semplicemente trapiantati qui alla base dei pomodori, alla stessa altezza dell'uscita delle manichette, ovvero dove avevo il pomodoro che usciva fuori la piantina, qui avrò dalla parte opposta il cavolo. Questo mi comporta alcuni vantaggi. Intanto un risparmio d'acqua enorme, perché mentre irrigo uno, irrigo anche l'altro. Un risparmio di tempo sui trattamenti, perché quando faccio il trattamento sui pomodori con zeolite e con le trisse di prodotti miei, cavolino, bentonite e tannino di castagno, do anche il trattamento ai cavoli contemporaneamente. E dal momento che la zeolite ostacola la ovodeposizione delle uova della cavolaia, ecco che con un solo passaggio ho guadagnato del tempo prezioso. Mi sono spostato un attimo, ho cambiato inquadratura. Allora, vedete, i cavoli li ho posizionati a distanziati tra di loro di circa 40 cm, più o meno ci siamo come sesto di impianto. Un altro vantaggio è quello di utilizzare la stessa pacciamatura che ho utilizzato per i pomodori. Questa l'ho messa 40 giorni fa, è ancora buona, è semplice paglia e quindi mi aiuta a mantenere fresco il terreno e a risparmiare acqua, esattamente come succede per le altre colture per i pomodori. Qual è lo svantaggio di questa pacciamatura adesso? Ovviamente sono le lumache verranno fuori, cercheranno di annidarsi nella paglia e verranno fuori poi a mangiare le foglie. Guardate, vi faccio vedere, vedete i primi buchetti, le foglie bucate. Purtroppo questo bisogna metterlo in conto, e a meno che non si vogliano utilizzare dei metodi per eliminare le lumache, vedi il Ferramol, io attualmente da quel punto di vista non ho utilizzato nulla e quindi me le tengo così. Bisogna solo fare attenzione che le foglie non vengano troppo colpite, allora a quel punto la piantina muore perché non ce la fa a crescere. Secondo me però il vantaggio maggiore, che ancora non vi ho detto, è quello dell'ombra. Guardate ora questa inquadratura, eh? Siamo in pieno giorno, sono le 15:30, siamo all'inizio di settembre, vedete il cavolo è in penombra. I cavoli, come tutte le giovani piantine, vanno protette dal sole al momento del trapianto per 2-3 settimane finché non attecchiscono bene. Ora vi faccio vedere cosa succede alle piantine di cavolo non protette dal sole. Avevo fatto un cassone, non l'ho protetto dal sole, vi faccio vedere la differenza. Intanto guardate, questa è grande come una mano, molto ben avviata questa piantina qui. Vi faccio vedere la differenza con una non protetta. Eccoci qua, siamo in pieno sole, bellissime piantine di peperoncini, guardate che meraviglia. Abbiamo dei pomodori anche lì e abbiamo qui le piantine di cavoli messi a dimora nello stesso giorno in cui ho messo quella che vi ho fatto vedere, ma guardate come sono striminzite, sono sofferenti. Qui abbiamo avuto temperature superiori ai 30 gradi per giorni e giorni e quindi loro hanno sofferto. Vedete, questa è un po' una mia mancanza, non hanno ombra e non riescono quindi a gestire le botte di calore che hanno durante il giorno. Qui invece siamo tornati dove eravamo prima e la differenza è netta, guardate. Guardate come si vede bene, guardate che bella piantina. Anche quest'altra, se mi giro, eccola qui.
Vi voglio soltanto dire le ultime due cose sui cavoli, poi chiudo, è un video abbastanza semplice. Il terreno è l'irrigazione. Io uso il metodo no dig, non scavo il terreno, accumulo il compost. Il compost mio, quello che utilizzo, l'ho acquistato da una fungaia che per i funghi non andava più bene, ma per l'orto è eccezionale. Quindi ho fatto la mia proda di compost e ho semplicemente trapiantato dentro la piantina. Non do concime, non do stallatico, non do niente. Qui c'è la manichetta dell'acqua e tanto basta, non c'è bisogno di altro. Se fate invece una coltivazione tradizionale, allora il terreno lo dovete nutrire parecchio, perché le piantine di cavolo, perché i cavoli in generale, necessitano di molta, molta sostanza organica. Quindi se utilizzate la stessa proda dei pomodori per mettere i cavoli, dategli un po' di stallatico pellettato un paio di settimane prima, lì dove sapete che andrà la piantina, oppure gli date un po' di borlanda al momento del trapianto o di compost maturo. Insomma, dovete arricchire un pochino il terreno, ecco, altrimenti la piantina soffre e vedrete che purtroppo non crescerà se gli manca sostanza nutritiva. Tenete conto che i pomodori hanno veramente una grossa esigenza in termini di sostanza organica, quindi se avete un terreno così, i pomodori ve lo abbattono ulteriormente, vi mangiano tutto quello che c'è nel terreno praticamente. Ecco, l'ultima cosa di cui volevo parlare è l'acqua. Per i primi giorni dal momento del trapianto io personalmente do l'acqua con la pompa, non mi basta l'irrigazione a goccia, quindi spengo l'irrigazione a goccia, tutti i giorni do un po' di acqua con la pompa cercando di non bagnare le foglie. Questo è importante, ovviamente irrigo o il mattino presto o la sera tardi, mai con il sole. Inizio ad utilizzare l'irrigazione a goccia praticamente dopo una decina di giorni dal trapianto, quando vedo che ormai si sono riprese. Eccole qui, queste sono 3 giorni che non irrigo più, ha piovuto 2 giorni fa, quindi hanno ricevuto l'acqua naturale, è la cosa migliore che possa capitare, insomma, si abbassano le temperature, loro cominciano un attimino a riprendersi. L'ultima cosa a cui dovete fare attenzione è la cavolaia. Mi sto soffermando molto ultimamente su questo aspetto, perché la cavolaia è deleteria, fa farina bianca, arriva, deposita le uova, voi non ve ne accorgete e nel giro di poche settimane la piantina è completamente scarnificata, le foglie sono mangiate. Come dicevo, la zeolite ha questa funzione un po' di contrasto all'ovodeposizione. I miracoli però ovviamente non si possono fare, eh? Quindi dovete sempre controllare, guardare, tenere sotto controllo le vostre piantine per vedere se sono attaccate eventualmente alla cavolaia. Ecco, guardate, vedete questa piantina qui com'è sofferente? Qui abbiamo un problema di foglie mangiucchiate. Allora cosa si fa? La cavolaia, le uova della cavolaia, vengono deposte sulla parte inferiore delle foglie. Sono proprio delle uova. Guardate il tempismo, devo ancora metterli a terra, eh? E c'è già la farfallina che deve depositare le uova della cavolaia. Incredibile, oh, aspettava me. Eccola là. E quando si schiudono le uova, i bruchi cominciano a rosicchiare le foglie. Sappiate che uno dei migliori composti naturali che è in grado di distruggere le larve, solo le larve, né le uova né le farfalle, e il Bacillus thuringiensis. Ho pubblicato da poco un articolo sul Bacillus thuringiensis sul blog norsincampagna.com, se vi interessa andatelo a vedere, è abbastanza completo, spero. Il Bacillus thuringiensis è una sostanza completamente naturale, agisce soltanto contro le larve, contro i bruchi praticamente, e lascia intatte sia le uova che le farfalline, quindi, ed è un metodo naturale per contenere un po' questa piaga che affligge i cavoli. Arriveranno sempre, però in quel modo lì si riesce un attimino a dargli un freno. Bene, vi ricapitolo brevemente. Allora, io li ho trapiantati sotto i pomodori, la consociazione è vincente, si aiutano a vicenda, godono dell'ombra del pomodoro. Quando è il momento di tagliare il pomodoro, vedete qua, io tranquillamente non estirpo più il pomodoro, ma taglio la piantina, lascio il resto nel terreno, marcirà e farà sostanza organica. Do acqua per 4-5 giorni, 6 giorni, tutti i giorni con la pompa e non con l'irrigazione a goccia. Uso subito la zeolite per cercare di minimizzare la deposizione delle uova da parte della cavolaia e cerco così, insomma, di fare una coltivazione più biologica possibile. Poi, come vi dicevo, col biologico si arriva fino a un certo punto. Vedete ad esempio i miei pomodori? Sono colpiti dalla peronospora, però siamo a settembre, non posso chiedere altro ai miei pomodori. Tenendo conto che ho raccolto veramente qualche quintale di pomodoro, non posso chiedere altro. Ho
fatto tutto biologico, è stato un lavoro, un impegno, ma mi sono trovato molto bene. Quindi quando è il momento si tagliano e restano i cavoli nella loro posizione. Bene, è tutto per questo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici se vi fa piacere. Vi ricordo che l'iscrizione non vi costa nulla, assolutamente, però almeno così se cliccate anche sulla campanella, quando pubblico nuovi video vi arriva la notifica. Se vi fa piacere, se vi piace ciò che io pubblico, gli argomenti di cui parlo, ecco, magari potrebbe essere una cosa utile anche per voi e far piacere anche a me. Vi auguro una buona giornata.